Fratelli e sorelle carissimi, la celebrazione del mistero pasquale, centro e vertice di tutta la storia della salvezza, si apre con la messa vespertina del Giovedì Santo, che commemora la cena del Signore, l'ultima cena del Signore. Le tre letture della liturgia odierna sono focalizzate sul tema della cena pasquale. Il brano dell'Esodo, la prima lettura, ne ricorda l'istituzione antica, avvenuta quando Dio ordinò agli ebrei di immolare in ogni famiglia un agnello senza difetto, di segnarne con il sangue gli stipiti e l'architrave delle case, perché ne fossero risparmiati dallo sterminio i primogeniti e poi di consumarlo in fretta, in atteggiamento di viandanti prossimi a partire. Quella stessa notte, così preservati dal sangue dell'agnello e nutriti dalle sue carni, avrebbero infatti iniziato la marcia verso la terra promessa. Questo rito doveva poi ripetersi ogni anno a ricordo perenne dell'evento e la Pasqua del Signore, che commemora il suo passaggio in mezzo a Israele per liberarlo dalla schiavitù dell'Egitto e condurlo finalmente verso una terra dove scorre latte e miele e dove Israele potrà vivere in pace e prosperità la sua alleanza di amore con Yahweh e rendergli liberamente il culto. Gesù sceglie la celebrazione della Pasqua ebraica per istituire la sua nuova Pasqua, in cui egli diventa il vero agnello senza difetto, immolato e consumato per la salvezza del mondo. E mentre Gesù siede a tavola con i suoi discepoli, ha inizio il nuovo rito. Infatti, il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me». L'Eucaristia, infatti, è pane vivo che rende partecipi gli uomini della vita stessa di Dio, proprio perché è memoriale della morte di Cristo, perché il suo corpo dato in sacrificio e il suo sangue versato in remissione dei peccati. Nutrita dal corpo di Cristo, aspersa e lavata dal suo sangue, la Chiesa, nuovo Israele, può affrontare le asprezze del viaggio terreno, passando dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio e attraverso il deserto della terra giungere finalmente alla terra promessa, la Gerusalemme del cielo. L'Evangelista Giovanni, di cui abbiamo ascoltato il brano del Vangelo, tuttavia non racconta l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena del Signore con i Suoi discepoli. Al suo posto, e come introduzione al grande discorso di congedo, mette la lavanda dei piedi. In questo gesto, a prima vista sconcertante, era infatti riservato agli schiavi, gli esegeti vedono una relazione diretta con l'Eucaristia, essendo anch'esso segno dell'amore e della donazione di Gesù. Le parole introduttive mettono in risalto la duplice motivazione che aveva Gesù nell'atto di umiltà poi descritto, il passaggio al Padre e l'amore per i Suoi. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i Suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La lavanda dei piedi dei discepoli non ha qui il significato delle abluzioni rituali prima dei pasti, né un semplice particolare dell'ospitalità dei semiti, perché non avviene all'inizio, ma durante la cena. Questo servizio era proprio degli schiavi e dei servi, perciò causa di rifiuto iniziale di Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». L'Evangelista introduce il gesto in connessione con l'umiliazione alla quale Gesù volle sottoporsi. Nonostante il Padre avesse posto tutto nelle sue mani, nonostante venisse da Dio e a Lui ritornasse,
tuttavia compie questo gesto di servizio. Bisogna cogliere il significato profondo di questa scena, partendo dall'interpretazione che ne dà Gesù stesso e dal contesto sacramentale o di segno tipico dell'Evangelista Giovanni. La lavanda dei piedi non è un gesto occasionale, ma un segno di amore e di servizio incondizionato, ed esempio che noi dobbiamo imitare nell'atteggiamento di servizio che rivela. Questo è l'ordine di Gesù. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Come segno, la lavanda dei piedi riassume tutta la vita di Gesù, imperniata sull'amore per il Padre e per gli uomini. Dai gesti finali della vita di Gesù, infatti, resta illuminata tutta la sua esistenza, come succede spesso con le persone: dalla morte si comprende la loro vita. Gesù, gesto che è in linea con il suo insegnamento e il suo modo usuale di agire, amico e servitore di tutti, specialmente degli umili e degli emarginati, dei poveri e degli ammalati. Gesto in sintonia con l'umiliazione e l'abbassamento volontariamente assunti. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per entrambi i gesti, lavanda dei piedi e l'Eucaristia, Gesù chiede continuità ai suoi discepoli. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto voi, e poi fate questo in memoria di me. Continuare le azioni di Gesù non significa semplicemente ripetere i riti senza il giusto atteggiamento. Amore e servizio, donazione e rinuncia, obbedienza e umiliazione di se stessi. L'amore sincero e il lieto servizio, secondo lo stile di Gesù, devono essere il modo della presenza del cristiano e della Chiesa nel mondo, nel nostro mondo e nella nostra società. Partendo dal gesto di Gesù che lava i piedi ai suoi amici e dal suo nuovo comandamento dell'amore fraterno, acquistano un significato nuovo le relazioni tra i membri della comunità cristiana, così come i carismi e le funzioni che si riassumono nel servizio della parola, del culto e della carità fraterna. Cioè tutte le attività, tanto del sacerdozio ministeriale, vescovi e presbiteri, che del ministero diaconale, oltre i compiti dei laici, evangelizzazione, catechesi, animazione liturgica e comunitaria, opere caritative, testimonianza e impegno sociale. Anche il sacerdozio donato oggi da Gesù insieme all'Eucaristia deve essere visto come servizio alla comunità. Grazie al ministero dei presbiteri diventa realtà il desiderio e l'ordine di Gesù di ripetere in sua memoria il sacrificio eucaristico, che è la sorgente e il culmine di tutta la vita cristiana. Poiché tutta l'attività apostolica della Chiesa è orientata alla liturgia, al cui vertice sta l'Eucaristia, ed è dal culto liturgico che scaturiscono la sua vita e la sua forza. Gli scritti del Nuovo Testamento mostrano la comunità cristiana che adempia il comando di Gesù e celebra la sua cena intorno agli Apostoli. E quanto narra la seconda lettura di oggi, che riferisce la testimonianza di Paolo al riguardo, presa dalla prima lettera ai Corinzi. Lo stesso fanno gli Atti degli Apostoli. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. L'eloquenza dell'esempio, anziché le solenni teorie, fu lo stile preferito da Gesù. La scena evangelica di oggi mostra chiaramente che l'autorità nella comunità dei fratelli, che è la Chiesa, deve essere esercitata come servizio d'amore. E non solo l'autorità, ma anche la convivenza e le relazioni tra quelli che formano l'assemblea di fede.
Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Gesù certamente avrebbe potuto definire e chiarire teologicamente il significato dell'Eucaristia e dell'autorità nella sua Chiesa, e i cristiani si sarebbero risparmiati discussioni, eresie e divisioni in materia che perdurano tutt'oggi, nonostante gli sforzi ecumenici per superarli. Però non lo ha fatto, ci ha mostrato invece con un esempio e un segno il suo atteggiamento personale, che deve essere imitato da tutti quelli che vogliono chiamarsi ed essere suoi discepoli. Cristo non mostrò alcun entusiasmo neanche per le filosofie abbaglianti ma vuote, né per le prescrizioni della casistica, né per i codici, le norme e gli imperativi giuridici. Preferì mostrare la strada partendo da azioni e da gesti che sono eloquenti di per sé, come la lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia e il comandamento nuovo dell'amore fraterno. E a partire da questi esempi personali di una donazione che culminerà nella passione e morte, che acquista forza la sua parola e il suo invito a seguirlo. Il suo messaggio etico si trova dunque in alcuni atteggiamenti nuovi davanti a Dio, all'uomo e al mondo, che uniscono la fede, la religione e la condotta morale. Atteggiamenti che si riducono fondamentalmente a uno: amore totale per Dio e per il fratello, uniti indissolubilmente. Fratelli carissimi, siamo stati convocati questa sera per far memoria della cena del Signore e per accogliere con gratitudine e commozione il dono sublime dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale che ne perpetua la presenza vivificante nella Chiesa. Lo facciamo in questo Tempio di Santa Maria delle Grazie, dove per tanti anni San Pio da Pietrelcina celebrò i divini misteri con una partecipazione e un coinvolgimento personale che destavano ammirazione e attiravano le folle a Dio. Padre Pio, sacerdote e vittima di espiazione con Cristo, l'esemplarità della sua vita religiosa e sacerdotale e del suo servizio pastorale in questo santuario per oltre 50 anni siano per ciascuno di noi sprone a una sempre maggiore conformità a Cristo e a un rinnovato impegno nel servizio della Chiesa e delle anime, accogliendo le sfide che la nuova evangelizzazione dell'Italia e dei paesi di antica tradizione cristiana pone oggi alla Chiesa in un mondo sempre più secolarizzato. Padre Pio ci ricorda che l'impegno apostolico deve partire da un quotidiano e fecondo stare con Cristo, nella preghiera e nella contemplazione. Non c'è vera missione senza contemplazione. L'impegno pastorale sarebbe destinato al fallimento più clamoroso se partisse non da un rinnovato stare con Lui, ma da piani e progetti umani, privi di quel calore e di quell'afflato che solo lo Spirito di Cristo può infondere al nostro agire nel mondo. L'esempio di Padre Pio, sacerdote di Cristo, pieno di zelo per le anime e di amore al Signore e alla sua Chiesa, suscitino nella comunità cristiana nuove e ferventi vocazioni al servizio pastorale per perpetuare ed attuare nel tempo e in tutti i luoghi della terra il consolante mandato del Maestro: fate questo in memoria di me. Voglio concludere rivolgendo un augurio particolare a tutti i presbiteri, a tutti i sacerdoti che sono qui presenti, che sono impegnati nel servizio del santuario, che mettono a disposizione degli altri il dono del ministero ricevuto con l'imposizione delle mani. Ecco, che possano ispirare, possiamo tutti ispirare il nostro agire, il nostro impegno all'opera e alla testimonianza di Padre Pio da Pietrelcina. È un augurio particolare al nostro confratello Frate Italo, che ha proclamato il Vangelo, che fra una settimana, proprio oggi, sabato prossimo, verrà ordinato sacerdote, presbitero
al servizio della Chiesa Santa di Dio. Padre Pio possa guidarlo ed essere la stella del suo ministero durante tutta la sua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.